questa è la storia di Karim. Karim viene dal Bangladesh, siamo in Asia, e un giorno decide di andare via dalla sua terra. E sei andato dove? Dov'è? Sei andato da dove? Dal Bangladesh, dove sei andato? Raccontami un po' la tua, il tuo viaggio. India, Pakistan, Iran, Turchia, Grecia, Ostia, Italia. Dalla Grecia ad Ostia, come sei arrivato? Camion. Con un camion? Una volta che arrivi in Italia, tu ti stabilisci a Paola. Paola, provincia di Cosenza, e lì impari a fare le collanine, no? Cominci a fare la vigiotteria, e ti fai, metti in su una bancarella, ti approvvigioni a Napoli, vai a Napoli a prendere le collanine e le vendi a Paola. A Paola ci rimani 15 anni, e arrivi a Roccella, Roccella fai lo stesso lavoro praticamente. Sì, sì, so se la lavoro perché Roccella non c'è lavoro, niente, niente, niente. 2 mesi dopo portare... Dopo Roccella sei arrivato qui a Riace, perché Roccella, Roccella Karim a un certo punto della sua vita non ha i soldi per riuscire a, a permettersi una casa e quindi dorme in un sottoscala. E quando ci si accorge di questo viene interpellato Mimì Lucano, che subito dice di sì quando gli fanno la proposta di portarlo a Riace. Come ti trovi qua a Riace? A Riace, portare Savina, come ti chiami? Sì, sì, ho capito, ti ha portato Savina qua con la macchina, ma qui come ti trovi? Ti piace Riace? Sì, sì. Hai la casa, hai la lavatrice, hai tutto qua. Sì, tutto, tutto. Tu vivi solo qua? Sì. Tu sono 23 anni che sei in Italia? E andavi in Bangladesh per trovare i tuoi, la moglie, hai figli anche? L'uno mio figlio, anche mio moglie, Bangladesh. Sì, ma lì hai figli in Bangladesh? Sì. Quanti mesi hai dormito fuori? 7 mesi. 7 mesi? È vero che quando hai visto il letto ti sei inginocchiato addirittura? Sì. Dopo la storia di Karim avremmo voluto raccontarvi anche quella di Christian. Christian è venuto alla ribalta, ricorderete tutti l'episodio di Bovalino su quella famosa panchina della stazione dove sembrerebbe qualcuno gli voleva versare l'acqua, all'epoca si indignarono tutti. Come finisce Christian qui a Riace, che poi ci rimane pochissimo, facciamo le cose per gradi. Arriva tutto tramite la CGL, la CGL chiama Mimì Lucano e gli spiega la situazione di questa persona che era in mezzo alla strada e allora sentendo questa, la responsabilità dal punto di vista morale come sempre lo fa, come ha fatto anche con Karim che era in mezzo alla strada, Mimì Lucano accetta di portarlo qui a Riace anche con l'insistenza che ha avuto anche il sindaco di Bovalino. Ed è arrivato a Riace tramite delle associazioni di Bovalino stessa. Arriva a Riace, gli danno una casa come hanno fatto con Karim, ma non, lui non si comporta come Karim perché si nota subito che questa persona ha una sorta di disagio sociale, perché per esempio raccoglieva per strada i mozziconi delle sigarette. Allora cosa pensano? Gliele compriamo, gli comprano le sigarette e lui continua a fare questa operazione, continua a raccogliere i mozziconi di sigarette. A un certo punto lo portano in una casa, gli danno anche una stufa, gli indicano dove può andare a mangiare perché dentro Città Futura c'è anche la mensa, gli danno anche gli alimenti per sostenersi, che loro hanno anche il banco alimentare, gli danno anche una stufa per scaldarsi, per scaldare la casa. La mattina lo aspettano per arrivare in questa mensa e di Christian nessuna traccia. Lo cercano tutto il giorno, poi mandano l'addetto alla manutenzione delle case a cercarlo all'interno pensando che fosse accaduto qualcosa dispiacevole, di fatto Christian era andato via, non c'era nulla. Cosa si viene a sapere? Che dopo
qualche ora, forse il giorno dopo, lui si era stazionato a Riace Marina però, era andato via a piedi e aveva trovato un giaciglio da fare proprio, e lo è ancora tuttora lì, nella stazione ferroviaria, e si muove lì a Riace Marina con, chiedendo anche le limosine davanti al supermercato. Creando anche qualche disagio, la gente probabilmente può averlo anche avvertito. Serve qualcosa, serve un aiuto per questa persona, perché Città Futura in qualche modo ha provato a dare un senso a questa accoglienza. Accoglienza che sta durando senza i fondi pubblici, ricordiamolo, sono fondi che loro riescono ad avere con le loro attività. Ma tornando a Christian servono le istituzioni, perché questa persona ha bisogno di cure, perché fa la vita da clochard. Clochard difficilmente riesce a stare all'interno di una abitazione. E quindi noi ci rivolgiamo a chi di dovere, e abbiamo accolto questo grido d'allarme che è arrivato da Riace per andare incontro a questa persona, che noi adesso proveremo anche a cercare, a vedere se riusciamo a rintracciarlo. A proposito, Christian è algerino e parla il francese in maniera corretta. Perché non vuoi andare su a Riace? Non ti piace stare in casa? Perché? Hai mangiato oggi? Non ho capito. Hai mangiato? Sì. Cosa hai mangiato? La viande. Non hai soldi? Parli solo francese, non parli italiano. Niente, lui è qui, è difficile anche comunicare. E dov'è che dormi? In stazione? Alla stazione dormi? Dormi alla stazione?